Oggi abbiamo avuto un evento, abbiamo ospitato il professor Mazzola qui nell'undicesimo municipio, un architetto di fama internazionale che ci ha parlato di un suo progetto per la ristrutturazione di Corviale, ma per la ristrutturazione in realtà non è forse la parola giusta, bisogna dire per rivedere, reinventare proprio il Serpentone, Corviale, questa collina eccetera eccetera. Fra le tante cose di cui si è discusso è emerso anche il fatto del Farmer Market. Il Farmer Market era una delle poche strutture che davano qualità al Serpentone, a Corviale, e purtroppo in questi ultimi tempi con un'ordinanza è stato chiuso improvvisamente, senza preavviso, nell'arco di 10 giorni. Questo ha comportato cosa? Che piccole aziende che lavorano qui e che sono molto radicate nel territorio, che seguono, per dirla con Leopardi, la metafisica delle stagioni, si sono trovati in grave difficoltà e rischiano la chiusura. Sono aziende che producono alimenti biologici e quindi a nostro avviso di qualità. Quindi subito dopo l'evento col professore siamo venuti proprio al Farmer Market. Adesso ci troviamo nella cavea, che è uno spazio che potrebbe essere destinato ai cittadini e che invece, come vedete, è abbandonato, anzi adesso è stato pure recentemente un po' ripulito da dei volontari locali, anche noi l'abbiamo ripulito un anno e mezzo fa, però poi è stato abbandonato dalla pubblica amministrazione. Ora il Farmer Market si trova in grande difficoltà e questo ci dispiace, perché noi vorremmo promuovere un'alimentazione più sana, noi vorremmo promuovere una conoscenza maggiore delle cose che consumiamo e soprattutto noi vorremmo che queste piccole aziende vivessero e sopravvivessero a dispetto della grande distribuzione, che ci dà dei cibi e dei prodotti di qualità scarsa, ma confezionati come se fossero invece di chissà quale livello diciamo qualitativo. Dispiace molto vedere questo mercato che è svilito dalla pubblica amministrazione. Qui gli operatori hanno cercato in tutti i modi di mettersi in regola, ma purtroppo hanno trovato un muro di gomma che non gli ha consentito di poter operare come loro avrebbero desiderato, e alla fine a cosa siamo arrivati? A una chiusura repentina e devo dire maldestra, una chiusura maldestra, perché comunque in ogni caso non è così che si fanno le cose. È vero, è assolutamente vero che c'erano delle irregolarità sia amministrative che strutturali del mercato stesso, ma si potevano risolvere senza buttare via il bambino insieme all'acqua sporca. Noi per questo siamo molto addolorati, perché tantissimi cittadini venivano qui al Farmer Market e si servivano ed erano soddisfatti. Pensiamo che la pubblica amministrazione doveva farsi carico dell'onere di valorizzare questa realtà, non abbandonarla a se stessa. Se siamo arrivati a un certo punto al Farmer Market in cui si sono determinate delle irregolarità, peraltro in realtà non gravissime, risolvibili, questo dipende dal fatto che la pubblica amministrazione se n'è fregata altamente e la sua inerzia ha consentito che appunto questo mercato, invece che essere valorizzato e promosso, vivesse una sorta di involuzione che certamente non ha giovato né ai cittadini né agli operatori stessi che sono qui dentro. Noi siamo sempre in prima linea, cerchiamo di essere vicini ai cittadini, vicini a chi produce prodotti di qualità che migliorano la qualità della nostra vita a loro volta, però purtroppo devo dire è molto difficile, perché anche noi quando siamo stati in consiglio abbiamo proposto degli emendamenti che potevano offrire una soluzione delle problematiche di questo Farmer Market, e poi li abbiamo visti respinti, in realtà senza un vero contraddittorio, senza delle ragioni espresse che fossero credibili e plausibili, come se ci fosse in realtà, volendo fare dietrologia, ci fosse dietro una decisione politica già presa e irrevocabile. Noi ci appelliamo al presidente del municipio Veloce affinché
trovi una soluzione rapida. Perché? Perché questi operatori, soprattutto quelli che veramente producono cibi a chilometro zero, biologici, filiera corta e chi più ne ha più ne metta, possano trovare una continuità, e perché la continuità purtroppo è necessaria, è fondamentale affinché queste aziende sopravvivano. Se la loro attività viene interrotta e poi ripresa in un altro posto, purtroppo questo comporterà un danno per queste persone che lavorano seriamente e onestamente. Quindi chiediamo al presidente del municipio, ma anche a livelli più alti, al sindaco, ai dipartimenti, di trovare una soluzione che consenta a queste persone di continuare ad operare con continuità, senza che perdano, che vada disperso il patrimonio culturale, se vogliamo, gastronomico, alimentare, che si è cercato di promuovere negli anni in cui il farmer market stiamo aperto. Adesso tocca a loro trovare le soluzioni. Noi siamo all'opposizione, stiamo facendo del nostro meglio, stiamo facendo delle proposte, stiamo esprimendo le nostre idee, però purtroppo le leve del comando non ce le abbiamo noi, e ce le hanno loro. Loro hanno vinto le elezioni, hanno ovviamente il diritto di governare, ma non è solo un diritto quello di governare, è un dovere ed è un onere, perché tu devi trovare le soluzioni, non puoi stare lì a semplicemente occupare una poltrona. Per cui noi chiediamo al presidente, in qualsiasi maniera lui voglia, anche attraverso un'ordinanza eventualmente, perché non dimentichiamo che esiste questo strumento giuridico e politico, che consente attraverso un'ordinanza di superare quegli ostacoli che talvolta si presentano e che non possono essere risolti attraverso le normali procedure, perché impiegherebbero troppo tempo e manderebbero in malora le cose prima di arrivare alla soluzione. Quindi, presidente, un po' di sveglia, cerchiamo di fare le cose, cerchiamo di prendere il toro per le corna una volta tanto, invece di barcamenarci sempre per salvaguardare la nostra carriera di funzionari di partito o di governo. E veramente lei si deve esporre, presidente, il punto è questo. Caro presidente, lei si deve esporre. Lei ha fatto una campagna elettorale promettendo mari e monti. Adesso è il momento che lei ci deve dare mari e monti, e per cui noi gli chiediamo un impegno. Lo deve fare, perché questa realtà del farmer market non può e non deve morire.